Forse Trevor ha assolutamente ragione. Perché dovremmo pensare al mondo? Insomma, dopo tutto, cos'è che il mondo si aspetta da noi? Aspettarsi. Mm-hmm. Da te. Cos'è che il mondo si aspetta da te? Niente. Niente. Mio Dio, ragazze e ragazzi, ha assolutamente ragione. Niente. Ma non per sempre. Perché un giorno sarete liberi. Sì, va bene, ma che succede se il giorno in cui siete liberi non siete preparati, non siete pronti, eppure vi guardate intorno e a voi non piace il mondo com'è? E se il mondo è un'enorme delusione? Siamo fregati! A meno che non prendete le cose che non vi piacciono di questo mondo e le sbattete via facendole finire per terra sulle chiappe. Non dite ai vostri che ho usato questa parola. E potete cominciare a farlo oggi. Questo è il vostro compito. Avrete un voto e vale per tutto l'anno. No, non ci credo. No, un momento, cos'è che non va? Qual è il problema? Sì? Tipo così. Così come? Ci sarà una parola per finire la frase? Qualcuno l'aiuti? Strano. Pazzesco. Strano. Pazzesco. Faticoso. Barboso. Barboso. Faticoso. Che ne dite di possibile? È possibile. Il regno della possibilità esiste dove? In ognuno di voi. Perciò potete farlo. Mi ha detto solo, tu passa il favore. Tre grossi favori per altre tre persone. Tutto qui. È tipo passa il testimone. Cos'è passare il favore? Questo sono io. Questo sono io. E queste sono tre persone. A cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre tre persone. Siamo a 9. Ne aggiungo 3 a ognuno. Fanno 27, perciò... Non sono forte in matematica, ma la cosa aumenta molto in fretta, capisce? È pazzo! Articolate le vostre idee, per favore. Sì? Per me è una buona idea. Sean? È stupida. Adam? C'è di mezzo l'onore. Non importa a nessuno dell'onore. E con questo? Tu sei così. Bene, Trevor, la classe ritiene, mi sembra di capire, oltremodo utopistica la tua idea. Cercherete questa parola tra un momento. Tipo un mondo perfetto. Mm-hmm. E allora? Allora, come ti è spuntata in testa? Perché...